Luca Marin, come un fiume in piena, a Rivelo, ospite di Lorella Boccia. Il nuotatore ha parlato della sua relazione con Federica Pellegrini, lo ricorderete perché sono stati protagonisti del gossip. Poi ha parlato del fatto che poteva diventare padre e ha rivelato una sua paura, ma procediamo con ordine. Di Federica Pellegrini ha detto che è stato il suo più grande amore e che dopo di lei non ha mai avuto un'altra storia forte e potente come quella. Ha anche raccontato di aver scoperto che lei e Filippo Magnini, il suo collega di vasca, avevano una storia, comunque che c'era del tenero fra di loro, mentre si trovavano tutti a Shanghai durante le gare. Dice: non trovavo Federica, avevo dei sospetti, sono andata a bussare alla porta di Filippo e così li ho trovati. Prima di quel momento lui in realtà stava parlando di matrimonio con lei e addirittura aveva pensato che sarebbe stata la donna perfetta come madre dei suoi figli. Le cose sono andate diversamente, come sappiamo. Luca ha rivelato di essere andato molto vicino al diventare padre perché una ragazza con cui stava era rimasta incinta e purtroppo poi ha perso il bambino al terzo mese di gravidanza, e infine ha rivelato una sua paura. Direste mai che un nuotatore ha paura dell'acqua? Ebbene, lui ha detto, dice, come tutti i nuotatori siamo abituati a nuotare in una vasca, quindi in un confine definito da delle mattonelle. Andare in mare aperto spaventa e gli fa paura. Lui, per vincere questa paura, ha fatto un corso di sub, ha preso il brevetto. Insomma, una confessione in piena regola, una rivelazione vera e propria, quella di Luca Marin, intervistato da Lorella Boccia nel suo programma.